5 decimi. Ed ecco la finale. Mentre Mac Corkwedale, l'atleta britannico, si prepara per il grande evento, migliaia di connazionali in tribuna lo incitano alla vittoria. Corrono in finale 6 dei più grandi scattisti del mondo, lo statunitense Patton, il super favorito, i suoi connazionali Ewell e Dillard, Mac Corkwedale e Bailey dalla Gran Bretagna e il panamense LaBeach. Falsa partenza di Bailey, seguito dagli altri atleti. I concorrenti innervositi tornano ai blocchi di partenza mentre la grande folla che riempie lo stadio torna a sedere in un silenzio carico di tensione. Ai blocchi. Pronti. Dillard in corsia esterna si porta subito al comando. Seguiamo la corsa al rallentatore. Da sinistra a destra Dillard, Bailey, Mac Corkwedale, LaBeach, Ewell e Patton. Dillard continua a condurre la corsa ma Ewell lotta strenuamente per il primo posto. La gara si conclude col photo finish. In attesa dei risultati, Barney Ewell si lascia andare all'entusiasmo, sicuro di aver vinto quest'importante competizione. Anche Mel Patton va a congratularsi con lui, ma il vincitore risulta Harrison Dillard, che eguaglia il record olimpico di 10 secondi e 3 decimi. Barney Ewell è argento e LaBeach conquista il bronzo. Patton finisce al 5° posto. Il lancio del giavellotto femminile.